primo step della partenza compiuto, c'ho ancora i capelli bagnati. Comunque sono arrivata nell'albergo. La stanza, tra l'altro, è enorme per me da sola. Mi hanno proposto quelli di Sivola questa sistemazione la sera prima, perché domani mattina ho il volo che parte alle 10:50, quindi calcolando almeno le 3 ore in anticipo in aeroporto, più l'ora circa che mi ci vuole per arrivare qua, più magari un possibile traffico e noi eccetera eccetera, sarei dovuta partire prestissimo da casa e avere comunque l'ansia di arrivare in ritardo. Invece qui da questo hotel c'è una navetta che ci mette 10 minuti ad arrivare, quindi domani sono tranquilla. Tra l'altro, il punto principale è che domani mattina non avrei avuto nemmeno chi mi accompagnava perché Alvi è partito e mi scocciava chiedere a altre persone di alzarsi alle 4-5 del mattino per accompagnarmi in aeroporto. Quindi quasi stavo pensando di prendere i mezzi, ma diventava veramente troppo complicato. E prima della ricchezza che ci sarà in questi giorni di cibo, eccetera, eccetera, arriviamo alla tristezza della mia cena la sera prima di partire per la Corea, perché volevo risparmiare. Quindi due panini fatti a casa, crudo e Emmental, e il tè da casa. Questa cena sono soldi risparmiati per un album in più. Quindi. Ok, ora che ho riposato, in realtà non ho riposato, mi sono accorta appena sono arrivata in albergo che sono molto emozionata per il viaggio. In questi giorni ho avuto molto da fare a casa, nel sistemarla, nel preparare le cose, non mi sono fermata un secondo. È arrivata qui, mi sono fermata e mi sono resa conto che non riesco a stare ferma. Ho mangiato in piedi mentre camminava avanti e indietro, anche nel letto non sono riuscita a stare ferma e ora sfarò tutta la valigia, quindi non avevo ripreso il fare la valigia, ma tanto adesso la sfaccio, ci rimetto altre cose e lascerò parte delle cose nella mia macchina perché sento di averci messo troppe cose a forza. Tecnicamente l'avevo finita 3 giorni fa, quindi c'eravamo. Il problema è che ho continuato ad aggiungere cose, magari caramelle per la gola, la cosa per la melatonina, la macchina fotografica, plushini. E quindi sono già vicina al limite, adesso vicina alla partenza. Devo un po' capire cosa togliere, probabilmente vestiti, anche perché voglio prendere tante cose lì. Piuttosto pensatemi come un personaggio di un anime, quindi mi vedrete praticamente con sempre i soliti vestiti addosso. Li laverò ogni tot, li metterò a stendere, quindi chi condividerà la camera con me, vedrà calzini, mutande, cose stese, però oh, raga, devo portare via cose dalla Corea, eh. In realtà per le felpe sono stata brava perché ho soltanto questa e quella lì che indosserò domani. Poi ho questo kiwi che non pesa niente, che è assolutamente da avere in Corea. Sto decidendo se portare sia pantaloncini che minigonna di jeans, anche perché ho già altre due paia di pantaloni, uno di jeans lungo e uno di tipo simil jeans ma è più leggero, più i pantaloni della tuta, quindi mi sa che lascio la gonna. Non porterò tante magliette perché comprerò tante magliette. Qui ho quello che in realtà fa aumentare tantissimo il peso del bagaglio, che sono le varie cose di attrezzatura per fare i video. Ci sono batterie, c'è la lucina, c'è la power bank, l'SSD, la pompetta, questa qua che è la Insta 360. Soltanto questa credo che pesi 2-3 Altra cosa da alleggerire, il beauty. C'è troppa roba. Troppa troppa roba. In realtà ci ho messo il minimo indispensabile, ma a quanto pare è troppo il minimo indispensabile. Non l'avete mai vista, ma è una delle cose che uso quando ho gli attacchi di emicrania. Io mi auguro poi di non averli in Corea, ma è chiaro che li avrò. E funziona così. Questa si mette nel freezer, poi te la metti addosso e ti rinfresca. E è una capocchia. Mi serve assolutamente perché mi aiuta a sopportare di più i dolori, però pesa. Pesa perché tutta questa parte interna è fatta tipo di silicone bello denso, quindi pesa. L'altra cosa che pesa un botto, ve la faccio vedere con la luce. Oddio, flickerà tutto. Aspettate, ok, così va meglio. È questo spazzolino veramente, veramente borghese. Ecco che sta cadendo, aiuto. Con la sua custodietta. Sì, vabbè, non mi riesce a aprirlo con una mano, ok? Aspettate, ok. Con la sua custodietta ricaricabile in questo bellissimo colore con la scritta Cittola. Come facevo a non portarlo? E poi, tra l'altro, funziona veramente bene, quindi è anche per quello che lo porto. Ovviamente custodieta in pelle di animale estinto dal paleozoico, quindi perfetta.
Dall'airbag in realtà sono pochi i vestiti da togliere, c'è il portatile e l'alimentatore che pesano tanto, comunque qua vedete già un'anteprima Dei vestitini che ho scelto in showroom dalla Simo che potrò indossare durante questo viaggio, poi li vedrete, poi vi farò sapere di più. alla fine. Ho tolto tutta questa roba dalla valigia e avevo portato tipo 20 mutande e 13 paia di calzini, e ne avevo tolte anche tra mutande e calzini. Spero che con queste modifiche sarà tutto più semplice. Buondì, in orario per la navetta. Ho dormito 2 ore. 2 ore perché ho 5 anni e guardate qua che occhiaie. E praticamente è come il giorno prima della gita scolastica per me oggi. Sono arrivata in lounge e ne approfitto per fare un po' colazione perché sto morendo di fame. Ok, c'è un po' di dolce, un po' di yogurt e un po' di salati. Io sarò un po' un po'. Non so se la Simo vedrà mai questo vlog, però sii fiera di me. Perché questa maglia è una maglia che da questo viaggio farà tante foto e metterà tante foto su Instagram. E ho speso 5 minuti a fare le pose come una stupida su questa poltrona. E spero che ci sia un frame decente tra tutti quelli. Comunque questa qua è la lounge Montale, se non sbaglio, che è quella a cui si può accedere soltanto col passaporto. Poi ce ne sono altre due a cui si può accedere col Priority Pass. Ora sto andando. Scusate, ma che figata di stanza! Qui volendo si può fare la doccia, è a pagamento però. Ok, e questo è uno dei bagni, tra l'altro comodissimo perché si può appoggiare lo zaino alla valigia di sopra. Non so perché il water sta andando per conto suo. Ok, la prima parte del viaggio diciamo è andata bene, cioè sì, è andata bene perché ho trovato tutto, è andato tutto liscio, quindi intanto non mi sono persa e questo è già tanto. Fidatevi che per essere me è già tanto. Quindi nella prima parte del viaggio non mi sono persa, top. Tra l'altro confido nella mia capacità di addormentarmi in pochissimo tempo ovunque, speriamo. Primo pasto, credo pollo al curry, oh, not bad, not bad. No, seriamente, era davvero buono. Non posso dire invece lo stesso di questa roba, che aiuto. E poi ho il dessert mussettina doppio cioccolato. Buona, molto buona. Qui invece cos'era compreso nel biglietto economy di Etihad? Una mascherina per dormire, poi una bella copertina di pile che pensavo non mi sarebbe servita, invece oh, servirà, servirà. Un cuscino, anche quello è servito, anche se non ho dormito. Tappini per le orecchie, crema per le mani, cuffiette e poi guardate il finestrino che non ha la tapparella ma si oscura tipo con una magia. Questo invece era lo schermo del mio sedile, che aveva diverse opzioni, giochi, film. E ho scoperto solo dopo 3 ore del viaggio che c'era un parental control e non potevo farci niente. Però me l'hanno sbloccato, me l'hanno sbloccato. Il risultato di me che non sa dire di no? Un bel bicchierone di coca, nonostante mi scappi la pipì da più di un'ora e io non mi posso alzare perché quelli accanto a me stanno dormendo. Comunque non capisco Dubai, cioè è tutto è sabbia, è deserto, non c'è niente. Ed eccoci qui. È arrivata a Abu Dhabi, è andato tutto bene, manca ora la seconda parte del viaggio, dai. Wow, raga, ma è veramente bellissimo. Ora non so se si vede la bellezza di questo posto dal video, ma è wow, veramente tanta roba. Guardate ad esempio questo robo qua, che non ho la minima idea di cosa sia, ma è super appariscente e iridescente. Devo comunque riuscire a trovare la lounge. Ok, ho il 50 e 50. Pearl Lounge o Etihad Lounge? Io provo Pearl. Wow, è tutto così expensive qua. Bellissimo però. Sembra tutto veramente, veramente buonissimo. Ho visto da delle ragazze accanto a me una specie di tè cioccolata calda e ovviamente voglio capire dove si prende, la voglio anch'io. E poi aspettate, non è finita qui, perché ci sono anche tutti i dolcini. Tipo questo qua alla fragola, più lo yogurt al mango, il red velvet. Comunque è enorme questa lounge, veramente veramente grande. Eccoci qua, arrivata in tempo, sto prendendo l'aereo giusto. Da, che bello. Partita verso le 10 di notte,
Il menù è questa insalatina che non so cosa fosse, ma era buona. Ancora riso con pollo, molto buono. E un dolcino al mango, molto buono. Questa invece è la mia colazione alle 9 del mattino. E no, non ho dormito un secondo. Quanto me la sono gufata, raga. Tra l'altro non mi sento nemmeno troppo bene. Finalmente la Corea, ci siamo! Ci siamo, ci siamo. Il sogno sta per iniziare. È tutto vero, tutto vero. Capite quello che stiamo per vivere insieme? Lo capite? Lo capite? Ufficialmente in terra coreana. Il volo è arrivato 20 minuti in ritardo perché è partito 20 minuti in ritardo. Comunque sto andando verso la zona, credo, immigrazione per fare i controlli e poi vado a prendere il bagagliaio. Ah, tra l'altro, ragazzi, non sono nemmeno particolarmente in forma, mamma mia. Tant'è che addirittura la hostess mi ha detto tutto bene e io perché no, fa, you don't look well. Ok, non so bene cosa sia, ma ok. Va benissimo. Virtual human, dice. Ok. Niente, siamo proprio arrivati. Guardate. Sono riuscita a fare due cose importanti. Ricaricare la T-Money, anzi tre cose. Cambiare parte dei soldi e fare la SIM. Tra l'altro sono stata bravissima perché ho saputo dire di no. Ovviamente sono andata nel chioschetto delle SIM, quello che c'aveva la mascottina pucciosa e carina. Però non avevano 30 giorni di SIM, sono fiera di me perché la ragazza era super disponibile, carina, eccetera, eccetera, e sono riuscita a dirle di no perché mi stavo offrendo di prendere 3 volte 10 giorni unlimited, che però non era per nulla conveniente. Raga, come potevo rinunciare a una ciambella Pokémon? Dopo mille peripezie siamo riusciti a montare in questo vanno un po' da idol, perché c'è anche la tendina, tetri oscurati, top. Finalmente arrivate in camera, è stata un'epopea, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Che poi è una tripla, doveva essere una doppia, ma è diventata una tripla. Ma va bene così, l'importante è avere diletti. Questo invece è il bagno, molto bello tra l'altro. Ma in realtà si può anche vedere in camera, c'è anche l'opzione privacy, eh? Però. Questo è proprio per un'avventura più intima. Questa è la Maya del futuro che al secondo barra terzo giorno di viaggio si è accorta editando che al day zero non c'è una conclusione. Preparatevi perché il bello arriva dal prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo.